Ciao ragazzi, bentrovati all'interno della mia macchina. Ma ora sono fuori, sono alla Lidl per comprare gli ingredienti per una carbonara. Perché una carbonara? Perché dopo andrò a casa di Alvaro e Gonzalo per cucinare la carbonara con la ricetta originale italiana, considerando che loro non l'hanno mai mangiata come si fa noi in Italia. Quindi per loro questa sarà la prima volta che assaggeranno la carbonara, ecco. Quindi ci vediamo dopo a casa loro con tutti gli ingredienti e niente, si cucina, a dopo. Ciao ragazzi, come promesso siamo qui a casa di Alvaro e Gonzalo e questi sono tutti i nostri ingredienti che ci servono per fare la carbonara. Allora, vi ho promesso la ricetta originale, però nella ricetta originale serve il pecorino, cosa qui è introvabile, quindi amen, faremo con il nostro parmigiano reggiano, che comunque sia non è male. Poi abbiamo la nostra pancetta a cubetti, il guanciale ragazzi, smettetela, non esiste qui, è inutile. Le nostre uova, che ne useremo 4 perché io uso 2 tuorli per persona. Da bere ho scelto un rosé che secondo me è equilibrato e ci sta, buttici i pasti per bene. E come pasta, Barilla ovviamente, spaghetti, quindi... Noi abbiamo tutto qua. Non vi farò vedere passo passo adesso la realizzazione di questa ricetta, ma gli highlights, le cose migliori, le cose fondamentali per apprendere questa ricetta. Poi ci vedremo al momento dell'assaggio per capire cosa ne pensano i miei 2 amici a proposito di questa fantastica ricetta che non hanno mai provato. Quindi, bando alle ciance, iniziamo a cucinare. It's time to cook. Ragazzi, allora praticamente è successo un casino perché ho comprato il parmigiano e purtroppo è a scaglie, quindi adesso ho preso questo tagliere e sto tagliando il formaggio per bene. Dovrebbe essere più fine di così, però dai, va bene comunque sia. Poi qua abbiamo il nostro guanciale, chiamiamolo così, e niente, adesso aspettiamo che il guanciale faccia un pochino di cottura, si cuocia per bene, poi andremo a prendere il grasso del guanciale, del nostro guanciale, e andremo a metterlo con la cremina, la nostra carbocrema. Quindi questo processo adesso so che è noioso, ma è quasi finito, vediamo, è bello grattugiato adesso, e con tutto questo parmigiano andremo a buttarlo qua dentro. Perché, faccio vedere tra poco, si verrà una bellissima cremina. Allora, consiglio, per la cremina la densità della crema è sempre meglio andare a occhio, perché più la crema diventa densa e meno formaggio c'è da mettere. Il contrario uguale, quindi voi mettete il vostro formaggio. Ora, le quantità sono veramente grosse perché ci sono 5 gialli di uovo più uno intero, sicché andrò a mettere 125 grammi di parmigiano e ci sta, perché poi andremo anche a metterci questo lino qui e secondo me le quantità sono giuste. Però io mi aspettavo una persona in meno a mangiare, quindi avevo preso tutto per 2 persone, però fortunatamente il pacco era da 6 uova, quindi ci sta. Allora, praticamente abbiamo la nostra pasta, gli spaghetti numero 5 Barilla, poi la nostra pancetta, guardate quanto c***o è crispy, signori miei, la nostra cremina con l'uovo, il parmigiano, il pepe, però devo aggiungere parmigiano, tranquilli. Poi niente, ora si aspetta e questo è, perché non c'è nulla da fare. Qui ci sono il nostro Alvaro e Gonzalo che stanno preparando tutto l'occorrente necessario per mangiare, quindi ci vediamo dopo. Adesso si unisce. Guys, please do by yourself. You know how much you want to eat. The important is you all guys eat this pasta and tell me what you think honestly. Because tell me why? Because I want the truth. Oh yeah, of course. Cin cin. Cin cin. Salute. Salute. Viva Mario. Viva Mario. Cioè, guardate la pasta. Guardate che colorino. What a color, my man. The color. Attenzione. First, Gonzalo, what do you think? Attenzione.
is trying. Delicious. It's delicious. Yeah. He said it's delicious. We appreciate. But let's go on with Baptiste. Really good. Really good. I don't even like cheese and it's really delicious. Delicioso? Delizioso, delizioso, thank you my man, grazie. And now the last perfecto, perfetto. Perfetto. Beautiful recipe, classic recipe. The chef, kisses to the chef. Very good. Nice. Thank you guys. Thank you. It's a pleasure. Always a pleasure. And we can finish with this rosé. So, come potete vedere qui non c'è rimasto un c***o vuota, niente, nada, nulla, completamente vuota. So, at the end, it was like your expectation or, I don't know, tell me your experience with this dish. For me, it was the first time I tried a pasta like this, because in my country you can find carbonara pasta, but it's not the traditional carbonara recipe. And for me, this is the first time I tried this. And I really like it. You really like it? Yes. Okay. Yeah, for me too, we don't cook the pasta, the carbonara pasta the same way. We don't put like everything in the sauce and, you know. How do you cook? It's different steak. We make the pastas, we make the meat. Okay. How do you say in French? Lardon. We don't cook the same way, but it was very surprising and very good. Oh, thank you. Thank you, I appreciate it. Very good. Last time I tried this, it was like 3 or 4 years ago in Rome, and I missed it. The same taste. I really liked it. So it's a question for everybody. This, do you want another episode with the Deputy Vu who cooks for you guys? Another Italian recipe? Of course. Fuck yeah. And now, don't forget to iscriviti al canale. Esatto. Quindi ragazzi, detto questo, ci vediamo alla prossima. Un bacione come sempre. Iscriviti al canale. E niente, alla prossima. Ciao.